il cantante di Anticristo Superstar abusava di lei. Io non lo so, non so nulla di questo cantante che è diventato famoso, mi pare, perché cantava una canzone intitolata Anticristo Superstar. Ma come si fa a diventare famosi per una canzone intitolata Anticristo Superstar? Beh, guardate che io la notizia la leggo sull'Ansa, eh. La leggo sull'Ansa questa notizia. Qua c'è una bellissima guerra. L'attrice di Westworld, Il mondo del West, Evan Rachel Wood, accusa Marilyn Manson, il controverso cantante di Anticristo Superstar, e dice che sono stati uniti per tanti anni, ma lui l'ha ridotta, diciamo così, in schiavitù, ha abusato di lei sin da quando lei era ancora una teenager, era ancora minorenne. Io non so nulla, vedo solo che è una bella donna. Evan Rachel Wood vuol dire bosco. Accusa Marilyn Manson, il controverso cantante di Anticristo Superstar. Beh, la notizia io ve la metto come linea di appunto di questo video e mi fa tanto ridere il fatto che sia una canzone titolata Anticristo Superstar, Friedrich Nietzsche parlava di l'anticristo, poi pure Adolf Hitler fu nominato anticristo, ma la cosa mi fa tanto ridere perché non si può diventare famosi. Come si fa come a diventare famosi con una canzone titolata Anticristo Superstar? Ma perché? Ma perché? Ma chi ha fatto di male Cristo, Gesù Cristo? Perché si debba inventare un anticristo? In fin dei conti, il grande Friedrich Nietzsche scriveva: è esistito un solo cristiano e quello l'hanno messo in croce, e per forza, perché Cristo indicava a noi la strada della convivenza civile, del volersi bene, ama il prossimo tuo come te stesso, se uno ti dà una sberla tu porgi l'altra guancia. Non diceva niente di male, non diceva niente di male, diceva semplicemente delle cose, Cristo, Gesù Cristo, troppo elevate per noi, delle cose che forse si facevano in matriarcato, perché io l'ho spiegato queste cose, e cioè che qua si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato, eh. In matriarcato non c'erano le passioni, c'erano solo i sentimenti sono dolci. Poi con il patriarcato avviene la nascita della proprietà privata, e con la nascita della proprietà privata nascono le passioni, le passioni sono tutte insanguinate, tutte insanguinate. Amore e odio, ricchi e poveri, liberi e schiavi, e via via di seguito. Beh, insomma, guardate, io sono una persona anziana, ho già 81 anni, però mi fa tanto ridere qua questa notizia. Con rispetto, io rispetto l'agenzia ANSA, però mi fa tanto ridere la notizia che c'è un cantante a questo mondo che è diventato famoso perché ha scritto una canzone Anticristo, Superstar. Non le capisco queste cose, forse perché sono troppo vecchio, ma anche se sono troppo vecchio, nelle librerie c'è sempre questa mia opera che mi aspetta, capito? E la lettura di quest'opera vi farà capire quello che diceva Nietzsche. È esistito un solo cristiano e quello l'hanno messo in croce. Tutto qua. Tra l'altro io Gesù l'ho definito il Buddha occidentale. Il Buddha occidentale, va bene. Ma come, com, ma che popolazione è mai questa che fa diventare famoso un cantante perché ha scritto una canzone
Anticristo Superstar. No, no, queste cose io non le capisco. Se voi le capite, cari amici, fatemelo sapere, spiegatemele voi queste cose, va bene? E la notizia ve la metto come linea sotto di questo video. Qua c'è una bellissima cantante che dice che ha subito continue violenze da questo cantante che è diventato famoso per aver scritto una canzone titolata Anticristo Superstar. Va bene, ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.